gastronomia, allegria, ospitalità, tradizioni, tutto questo è la sagra della Capra che voi a Montefalcone come Proloco avete ripreso da appena 2 anni, ma è una tradizione che il paese porta avanti da ben 24 anni. Esatto, questa è la seconda edizione per noi della Proloco Maronea, la prima è stata il 3 agosto del 2019, poi purtroppo 2 anni siamo stati fermi per via della pandemia. Quest'anno però abbiamo ripreso con grinta, con forza per il nostro paese e posso dire con molta gioia che è stata una festa riuscita alla grande. Abbiamo avuto un tutto esaurito di prenotazioni già da questa prima mattinata, sono più circa 500 menù oltre a arrosticini, panini col prosciutto e birra. E voglio ringraziare tutti i soci e i membri del direttivo della nostra Proloco, voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato ovviamente il suo supporto e voglio ringraziare anche i relatori che sono stati qui. Cosa di particolare la Capra di Montefalcone? La Capra di Montefalcone ha una razza autoctona locale, come ci hanno spiegato nel convegno, ha origini antichissime, dalle proprietà soprattutto nutrizionali peculiari. Ci sono stati degli studi approfonditi grazie appunto al dottor Quici di Trivento e grazie alla ASREM sulla capra negli anni passati, in cui si sono appunto notate le peculiarità organolettiche e nutrizionali. E possiamo dire che per noi la Capra di Montefalcone è un vanto, essendo appunto unica nel suo genere. Dai cavatelli fatti a mano nel sugo di capra fino al gelato con il latte di capra, insomma un menù completo che certifica una giornata, una serata particolare per il paese. Esatto, voglio specificare che nel menù che abbiamo proposto tutti gli ingredienti vengono direttamente ed esclusivamente da Montefalcone. Voglio ringraziare anche le signore che ci hanno del paese che ci hanno dato una grande mano dal preparare i cavatelli.